allenatore del Genoa, è stato allenatore della Sampdoria. Ma come? Non la vedo, mia la partita, come è scaduta la scheda? Ma come? L'ho ricaricata quando ho fatto Sky Hot? Come è scaduta? Ma no! Mister! Spengo e accendo! È collegato, non riesce a vedere la partita! Spengo e accendo, ecco. Ma ha pagato il canone! Ha pagato il canone! No, gol a tessera, prepagata. Gol a prepagata e non vedo Inter. Buonasera, scusate, buonasera, ma vi becca proprio... Sta vincendo il Genoa! Anche se la sua, insomma, mi permetta, ma è una disoccupazione d'oro. Calma d'oro, guarda che mi compreziosi, con ancora ad avere un tanino era. E mi paga in figurine dei gormiti. Beppe Bifido, i suoi parrucconi! Abbiamo tre rapper ed un DJ veronese che dopo ci faranno sentire magari qualcosina a cappella. Cos'è chi fa a cappella? No. Ma vi dito, su! No, perché mi, quando il magione ha il marito te fevace a cappelli mi ha mandato via, dove non ci fa l'idea. Volevo domandare se non darebbe... Ti serve mia qualcuno col morlacco che suga i veli? Ne parliamo dopo. Sì, no, lui adesso sarà un tormentone per tutta la partita. Metti cera, togli cera, metti cera. Una Sampdoria che sta tentando ben più di... Ma dove la cosa? No, vedi, Liverani degli Orussi dovrebbero ascoltare... No, come... Insegna, tira! Gigi, ecco, brava! Vuol dire che hai qualche problema? Mister, è una sintesi questa, aspetta, perché De Neri pensa che sia la partita dal vivo. Non è in live questa, siamo nell'intervallo di Genoa-Sampdoria. Questo è il Verona oggi che ha battuto il Sassuolo. Invece... Mi pareva che fosse Massa Ciao! Novi mi ha detto che hai camaleonti in studio, ma non si vede mio. Attento, allora, te togli sul canestro che è in cantina, te deve fare 30 euro di miscela. Al 2? A fare anche al 4! Basta che faccio e te dai gratta e vinci domani mattina alle 7:30. Okay, ciao, grazie. Gigi! Ehi! Perché la bicicletta elettrica? Mi serve per il trattore la miscela. Perché l'anno scorso il Sassuolo faceva calcio champagne, quest'anno fa calcio vino e cartone. Diciamo. Esatto. Sono un po' sottosola a dire la verità. Tra il pubblico abbiamo una ragazza di 14 anni, appunto della scuola di canto dell'ottava circoncisione. Potrei venire a lezione di dizione da te. Underground. E dopo rap. Aspetta, questo è difficile per me. Rap. Underground. E rap. Prendi un abbaglio se c'è l'ammiraglio. Se mi ha ben colindo però. Domani mattina, allora, quando mi alzo, bisogna che metta la lonja del mignolin perché go, lonja del mignolin. Vabbè, lasciamo, sorvoliamo sui dettagli. La migrata. Poi? Te vedo mandare quella foto domani mattina. Lonja del, perché quando la batte e l'onja del mignolin la batte contro l'alto dedo e te taglia qua, ti ho capito? Allora bisogna che saltiamo i dettagli, poi? Dopo la limo. Dopo, con la carta abrasiva dell'otto, mi è grato il calcagno, perché in estate il calcagno non va grattato, perché se ti becca le zanzare ti puoi fare così. E invece in inverno bisogna che te lo gatti per regare il sabello liscio, se no nei soi di bombasone e tu capi tutti su. Vabbè. Il Sassuolo è venuto qua con quasi 3 punti, diremo subito, e ha costretto il Verona. Se il Verona non avesse segnato, forse si riprendeva un altro gioco, ma avendo segnato era evidente che doveva assumere anche la contromossa di Sassuolo. Però io penso che il Verona abbia le possibilità. No, ma con quella splendida fanciulla che hai alle tue spalle, insomma, ti vorremmo costantemente inquadrato. Saluto a Gigi Del Neri.
Oddio. Si è addormentato. Sì, a quest'ora un po'. Sto qua molo le redini. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo domenica che viene. Domenica prossima.